Monteneve si trova nel cuore delle Alpi. Era nota, oltre che per la sua notevole estensione, anche per essere la più alta miniera d'Europa, per essere rimasto il sito più a lungo in attività nell'intero arco alpino. Le strutture che si sono conservate fino ai giorni nostri si estendono dai 1400 metri di quota della Varridanna nei pressi di Vipiteno, attraverso la valle di Lazzago, fino alla forcella Monteneve, a 2700 metri sul livello del mare, e poi giù, lungo la Valpassiria, fino all'ingresso della Galleria Karl, a 2030 metri di quota. A Masseria si trovano l'impianto di arricchimento del minerale, gli uffici, le abitazioni per i minatori, la galleria didattica, il museo con la biblioteca e l'archivio di Monteneve, la cappella dedicata a Santa Barbara, ciò che rimane degli impianti di trasporto per il minerale, la cabinovia dei minatori. Lungo la valle di Lazzago fino alla forcella Monteneve troviamo anche i resti ben conservati degli impianti di trasporto per il minerale di diverse epoche: la mulattiera, le vie lastricate per i carri e le slitte, i piani inclinati e orizzontali dell'impianto di trasporto su rotaia più grande del mondo, la funicolare per il minerale, la cabinovia per i minatori. A 2000 metri di quota si trova la galleria Posh House, attraverso la quale i minatori dal 1967 potevano raggiungere il giacimento del minerale di Ridanna. Sul versante della Valpassiria troviamo l'estesa zona di coltivazione della miniera e l'antico villaggio dei minatori di San Martino Monteneve a 2335 metri di altitudine. Qui i minatori hanno vissuto per secoli in condizioni climatiche e di lavoro estremamente proibitive. Attraverso il sito estrattivo più basso di Semus raggiungiamo l'entrata della Galleria Karl a 2030 metri di altitudine. Oltre alla funzione estrattiva, questa galleria, insieme a quella di Posh House, veniva utilizzata anche per il drenaggio dell'acqua che penetrava dalle gallerie più alte di quota. Schiere di minatori hanno estratto in quasi 1000 anni di lavoro quantità enormi di argento, galena e blenda. Hanno scavato una fitta rete di gallerie e cunicoli lunghi 140-150 km, il tutto ad un'altitudine compresa tra i 2000 e i 2650 metri. Dopo una lunga e gloriosa storia, la miniera è stata chiusa nel 1985. A partire dal 1986 sono state avviate le prime iniziative per dare vita ad un museo minerario. Poi è seguita una fase di lunghi e complessi lavori di risanamento e consolidamento. Con questi interventi è stato possibile conservare molte strutture e impianti della miniera, salvaguardando la loro effettiva funzione. Oggi il Museo Minerario Mondo delle Miniere Ridanna Monteneve offre al pubblico diverse visite guidate ed escursioni nell'affascinante mondo minerario. I visitatori vengono accompagnati da guide locali e in gran parte discendenti da famiglie di minatori. Vi accompagniamo ora lungo i singoli percorsi.